Beh, ragazzi, direi che potrebbe quasi diventare un'abitudine tornare a fare video a questo punto. Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Qua è Omega che vi parla, come state? Spero tutti quanti bene. Come tanto ormai lo ribadisco, vi avevo detto anche negli scorsi video, non sapevo con che frequenza vi ho fatto video. Ed è quello che comunque vi ridico anche in questo terzo video dopo essere tornato. Non so, dopo questi sicuramente ci saranno altri video, non so con che frequenza, ma quindi quando li carico, ragazzi, se volete ovviamente guardateli, io ve lo ribadisco sempre, così se qualcuno magari non ha visto il mio video, i due precedenti che ho fatto e vede questo, sa di questo avviso. Comunque, bentornati in questo nuovo episodio, io spero li trovi veramente tutti quanti bene, comunque questo periodo di merda che abbiamo. Ora, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Junior, anzi, o meglio, Cristiano Ronaldo, perché Ronaldo Junior, ragazzi, fa solo danni. Ronaldo andrà a comprare una nuova casa, quindi andrà a saldare una nuova casa, perché come avevo detto anche nel precedente video, ormai la casa quella che è vicino all'Osservatorio Galileo, sì, è bellissima, per carità, cioè ci abbiamo passato forse metà della serie lì, cioè comunque è una casa molto molto bella. Siamo andati al nostro, diciamo, agente immobiliare e in modo molto celere, in modo molto cortese, le abbiamo chiesto se ci potesse trovare una nuova abitazione sul mare, ecco, perché Giorgina voleva un'abitazione sul mare, le donne sono così. Quindi oggi vedremo la nuova casa di Cristiano Ronaldo da 100 milioni, 100 milioni di euro, e la vedremo tutta sopra, sotto, la ispezioniamo, ve la faccio vedere, e ovviamente poi c'è anche un bello spazio per garage per le macchine. Ovviamente è diversa da quella che abbiamo visto fino a mo', però ragazzi, se è una nuova casa ci deve essere comunque qualcosa di diverso, non possono essere tutti uguali, l'architetto non è che le ha pensate magari tutti uguali, ci vuole veramente una fortuna a pensare tante case che siano tutte uguali. Bene, in ogni modo io vi invito, prima che inizi il video, a lasciare un pollicione in su, a iscrivervi al canale perché manca proprio i 400.000 iscritti, speriamo che ci arriviamo, e in descrizione vi ho lasciato il mio Instagram anthony.rossi, venitemi a seguirmi, a commentare le foto, perché avrete la possibilità di essere salutati da me nei prossimi video o anche da me sotto i commenti, quindi io mi raccomando, vi aspetto. Ora andiamo a vedere come se la cavano i nostri protagonisti e che cosa ci aspetta oggi. Allora ragazzi, i nostri protagonisti vi danno il buongiorno. Come vedete siamo qui con Ronaldo e Giorgina. Giorgina anche lei hacab senza mascherina, perché tanto ormai si sa com'è la situazione. Vi ricordo che la situazione a Los Santos, ragazzi, non è delle migliori, perché anche qui, come già vi ho ribadito nel precedente video, c'è la zona rossa, ci sono un sacco di restrizioni, però come ben sapete Cristiano Ronaldo anche nella realtà se ne è fotte di ste cose e fa quello che gli pare. E a proposito, arriveranno anche dei video molto interessanti sulla zona rossa nei prossimi video, quindi mi raccomando andateli a vedere perché saranno molto belli. Tra l'altro oggi Ronaldo lo vediamo con un outfit della Madonna, pantaloni Gucci, maglia, non maglia, la maglia non so di cosa sia, però questa giacca è babe, è Ronaldo spacchi con quelle Yeezy, poi cioè stai proprio volando, zi. Ok, allora, come vedete a Los Santos non c'è nessuno, cioè eravamo venuti qua per fare una passeggiata, ma Giorgina sta dicendo che forse dovremmo tornare indietro perché abbiamo lasciato Ronaldo Junior da solo con l'agente immobiliare. Giorgina sta dicendo che forse dobbiamo tornare a casa. Sì tesoro, hai ragione, quindi forse è meglio andare. Perché sì, Ronaldo Junior voleva rimanere lì per vederla e noi abbiamo deciso nel frattempo che si firmavano le ultime carte di farci una passeggiata. Non è stata una bella idea perché comunque non c'è nessuno, quindi forse è meglio se ci sbrighiamo e andiamo a trovare Ronaldo Junior. Ancora ci fa trovare la casa incendiata appena comprata, e sapete com'è, non sarebbe l'ideale con la nostra Ferrari Supreme. Giorgina, ci sei? Dai, allora andiamo ragazzi, perché veramente c'è, non so cosa potrebbe succedere, l'agente immobiliare potrebbe anche rischiare di morire a questo punto, perché non lo so ragazzi, c'è di Ronaldo Junior, mi aspetto qualsiasi cosa, e arriveranno tanti episodi sicuramente, come ho detto, come posso ve li posto, sicuramente magari d'ora in poi registrerò il sabato. Allora ragazzi, come vedete sta guidando Ronaldo, quindi io non sto facendo niente, perché ovviamente avrete capito, è una mod. Comunque la Ferrari da dentro è così, non so se ve l'avevo fatta vedere, è molto bella. Stiamo andando appunto alla casa che, come ho detto, è sul mare, e ve ne accorgerete, oddio, cos'è successo, è arrivato un pazzo schizzato. Ti ragazzi, ho paura a stare qui in questi posti, mamma mia, ho paura di rovinarmi la bellissima Ferrari. Comunque siamo arrivati perché
non è qua, però vi accorgerete. Ma che sta succedendo, ragazzi? Il macello. Vi accorgete che sulla sinistra, qui, c'è una casa enorme ed è appunto casa nostra. E... la, tra l'altro vi ricordo che sta guidando Ronaldo da solo, ma è una mod, no? Avrete capito voi stessi che tutto il gioco è una mod, e c'è questa mod dove Ronaldo guida da solo fino a casa sua. Ottimo, così evitiamo anche di fare casini. Però non fate incidenti, per cortesia. Gli abitanti di Los Santos sono tutti un po' strani. Comunque, per essere zona rossa in queste zone, ragazzi, se ne sta fottendo tutti altamente, anche se il sindaco ha messo delle restrizioni belle pesanti. Comunque dovremmo essere quasi arrivati. Ok, guido io perché Ronaldo guida troppo piano, ragazzi, sinceramente mi sono stancato. Ok, siamo arrivati, eccola, eccola qui, ragazzi, questa è casa nostra. È il 7709, chi è che ha detto di fermo? Vabbè, non ci interessa. Comunque, ragazzi, è qui che abita Ronaldo, questa è come si presenta la casa, è il 7709. Vabbè, il canyon è quello che abbiamo detto, però comunque questa è la zona dove abita, da dove in poi, adesso in poi, abiterà Ronaldo. Allora andiamo a vederla, si presenta così, ragazzi, molto tutto questo spazio verde, proprio perché è stato voluto da Giorgina, ha deciso praticamente così tutta lì la casa, ragazzi, non ne so così. Poi arrivando qui c'è, ora ve lo faccio vedere, vedremo un po' tutto, tra l'altro ci sarà sicuramente Ronaldo Junior e l'agente immobiliare che ci aspettano dentro. Questa così, diciamo, si presenta l'entrata di casa nostra. E poi qui c'è un campo da basket che ho pensato di mettere io, così tanto è inutile, ho pensato di mettere un campo da calcio, perché tanto lo stadio è qua vicino prima di tutto, e poi ci voleva troppo spazio e anche il tizio mi ha detto che era impossibile farlo, quindi abbiamo messo qui un bellissimo campo da basket, come vedete. Siamo entrati nel garage, qui c'è la Bugatti, che tra l'altro ho in mente di mettere qui altre due macchine, qui dentro altre tre almeno, penso che ci entrino. Poi metterò la moto, che adesso sta da Simon, vi ricordo che si sta un attimo facendo revisione. Qui c'è la Ferrari, chiamata la Ferrari come modello. Qui c'è la Lamborghini viola e qui c'è la Urus. Il resto delle macchine un po' le ho vendute, un po' ancora stanno in revisione, devono arrivare ancora le altre. La tizia dell'immobiliare, ora andiamo un attimo velocemente a parlare, cioè parlerà Giorgina, io vi faccio vedere la casa ovviamente. Però io spero si sia comportato bene, Ronaldo Junior sta prendendo un po' di sole, cioè ragazzi guardate, è qualcosa di stupendo. Maxi piscina enorme, poi una piscina per i miei figli, perché ovviamente sapete che Ronaldo ha figli più piccoli, ne ha 4. E c'è un enorme giardino qui, cioè comunque ci ha messo questo piccolo ponticello, cioè ragazzi veramente una casa fatta da Dio. C'è la cucina, ragazzi, molto bella, questa è l'area salone. Poi ho fatto mettere un quadro di The Weeknd, perché a me piace troppo, quando piace The Weeknd, qui c'è un pianoforte. Poi ho fatto mettere un'area cocktail qui, qui c'è un'area relax, perché subito qui ho fatto mettere l'entrata. Qui c'è l'entrata, quindi uno quando entra, diciamo l'entrata principale è qui, va qua e si rilassa. Mettere una piscina internata riscaldata, cioè sta casa è piena di piscine praticamente. E qui c'è una piccola vasca, se uno prima si vuole fare un bagno. Ho messo pure una televisione sulla vasca, cioè ragazzi è proprio malato Ronaldo, quando si vuole vedere le partite si vede a mentre sta nella vasca. Poi ho fatto mettere un piccolo punto per mangiare per Ronaldo Junior qui. Vedete, qui ho fatto mettere un punto McDonald's, infatti qui ogni tanto verrà il tizio e qua si potrà mangiare. Molto carina sta cosa, ragazzi, mettere un punto McDonald's dentro casa propria, e qui ovviamente c'è un bagno. Al piano di sopra, che si presenta anche questo molto bello, cioè comunque ragazzi fatto veramente molto bene. Qui c'è un altro televisore da 80 pollici, se la gente si vuole rilassare. Qui c'è un piccolo studio di registrazione mio o di Ronaldo Junior o di chiunque lo voglia usare, e l'ho fatto mettere così, tanto ormai c'è di tutto in sta casa. Ok, da biliardo. Qui c'è una piccola sala per le conferenze. Dopodiché ho fatto mettere questa scritta San Andreas qui, ragazzi, che secondo me è qualcosa di bellissimo, cioè veramente bellissimo. Continuando più di sopra, c'è un piccolo spazio per la palestra, piccolina, dove ci si può allenare. Tanto comunque non mi allenerò mai qua, perché sto sempre con i miei compagni della Juve. Dopodiché qui ci sono tantissime stanze da letto, questa è una. Ci ho fatto mettere tante stanze da letto per gli ospiti. Questa è una, qui ce ne sta un'altra, qui ce ne sta un'altra ancora, e infine questa dovrebbe essere la camera mia e di Giorgina.
Eccola, questa qua è la nostra, che c'è il Ceddori sullo schermo sorridente e c'è il terrazzo. Cioè, vedete ragazzi, questa casa è sconfinata, vedete, qui ci si può rilassare, ogni camera, vedete, ha le proprie finestre e la propria privacy, il proprio spazio. Qui c'è l'ennesima area barbecue, se si vuole stare con gli amici. Cioè ragazzi, questa casa è la casa del signore, 100 milioni per me li vale tutti. Tra l'altro anche la posizione, un l'ennesimo televisore ovviamente, se si vuole vedere la partita fuori con gli amici. E da questa parte c'è sempre un altro tavolo. E vedete, qui si ritorna dove stavamo prima. Spero vi piaccia, ora mi butto da qua perché sono un vero eroe. Aia madonna, Rado, stai attento che non sai fare parkour. La ping pong, non ve l'avevo detto. Il garage ovviamente ancora in allestimento, quindi vi prego di avere pazienza. Comunque l'entrata principale è questa qui. Vedete, è questa. Comunque credo di avervi fatto vedere tutto. Ho fatto mettere un quadro di Jackie Chan, attenzione, c'è qualcosa di incredibile ragazzi. Mamma mia. Bene, allora voi fatemi sapere nei commenti se vi piace questa casa. Cioè ragazzi, è bellissima per carità. Cioè non so quanto costi veramente una cosa del genere in realtà, ma è veramente fatta bene. E ragazzi, che la famigliola è bella, che è riunita. Ronaldo Junior stava già chiedendo a Giorgina se poteva fare una festa. Ragazzi, e come contraddirlo? Cioè qui è la casa del signore. Cioè qua per fare le feste, ma manco Project X. Andatelo a vedere, un film bellissimo. Dall'alto ragazzi è qualcosa di incredibile. Cioè la casa sarebbe tutta questa qui praticamente, cioè è qualcosa di assurdo, è enorme, gigantesca, cioè 100 milioni li vale tutti. E questa era la spiaggetta che vi sto facendo vedere prima, ok, ma questa era giusto, ho capito, per farvi vedere la panoramica della situazione. Bene, in ogni caso io spero che il video vi sia piaciuto, seguitemi quando metterò i prossimi video perché, ripeto, non so quando sarà. In descrizione scrivetemi che tipo di video vorreste vedere e se la casa vi è piaciuta, cosa ne pensate, insomma. Fatemi sapere voi. Direi che per questo video è tutto, noi ci becchiamo alla prossima. Come gozzo, ragazzi, bella per voi e mi raccomando, stay safe, state tutti quanti bene. Ciao!